Mister, insomma, una bella prestazione solida, la difesa ha tenuto molto bene, Karnezis oggi non ha dovuto fare miracoli, un buon pareggio. Sì, anche evidenziando che ha giocato Faraoni, anche tutti, diciamo così, hanno mai giocato il ragazzo, e devo dire che ha fatto una buona prestazione in chiave difensiva, anche in chiave d'attacco, perché ha dato due assist importanti a Zapata al primo tempo. E abbiamo scoperto che è una valida alternativa a Bidmer. È stata ovviamente la sorpresa positiva, perché dicevamo appunto che sostituire Bidmer non era semplice. Davide ha risposto presente, comunque giocando molto bene dal primo minuto. Ha giocato molto bene con grande attenzione. In questa chiave di difensiva ci vuole grande attenzione e grande disponibilità. Lui ha fatto quello che io gli avevo chiesto e che fa in allenamento sempre, dimostrando che ha attitudini importanti per quel ruolo. Diventerà per lui un ruolo molto importante in futuro. Faraoni e tutti gli altri, comunque alla fine un gol subito nelle ultime quattro, nei quattro risultati utili consecutivi, è un trend che si sta invertendo molto bene questo. Sì, anche se è lavoro anche della squadra, dobbiamo sicuramente, secondo me, migliorare comunque la chiave di soluzione finale, abbiamo avuto anche delle soluzioni importanti oggi da finalizzare magari con più freddezza. Aver combattuto così a Genova non è facile, la squadra della Sampdoria è una squadra molto veloce, molto rapida, fatta di giocatori di qualità. Aver concesso praticamente niente come concetto così finale a loro mi sembra che sia un vanto per la mia squadra e per i miei ragazzi. Quindi continuare su questa strada è la strada giusta, la strada più importante, la strada che dà soddisfazioni, si permette di continuare ad avere risultati consecutivi, 4, per 10 punti su 12 in Serie A non è mai tanto semplice. Vincere a Bergamo, pareggiare oggi altrettanto non è semplice. Io si aspetta questo riposo meritato, ritornando poi si prendono delle partite importanti, ma quelle si motivano da sole, non ha bisogno di motivazioni, perché Inter, Roma, poi Empoli, Milan non occorre motivarle. Mi ha dato un po' l'assist per la domanda, c'è questa sosta natalizia, se ne andranno tra l'altro Badu e Vaghe, però poi inizia un mese che, se vogliamo, è anche un po' esaltante, perché comunque in casa Roma, Inter e Milan. È esaltante, difatti non serve quelle partite lì, servono solamente lo stadio pieno che ci aiuti, e sono partite che noi giocheremo adesso riposando al massimo della possibilità, ma per vincere. Noi dobbiamo acquistare autostima cercando di vincere le partite, non di essere sparagnini. Se gli altri poi non ci permettono, questo è un altro passaggio. Invece dobbiamo essere positivi sempre, avere la testa giusta. E mi sembra che i ragazzi siano proprio su questa onda, di questo sono molto felice, devo dire la verità. Come allenatore sono molto contento di quello che mi stanno dando adesso.